Questa è la storia di Aldo, il geometra borghesi, come lo conoscono a Dronero e Valle Maira. Gli abbiamo chiesto di parlarci un po' di lui. Di me? Sì. Oh no, di me. Cosa devo raccontarle? Lei è nato qua a Dronero? No, io sono nato a Milano. E poi come... Però, noi però siamo di origine romagnola. Mio papà lavorava a Milano, poi con la Brombrueri, e poi è stato assunto dalla... Con la Brombrueri lui ha fatto tutti, ha montato tutte le centrali qui della valle, le ha montate tutte lui. Questo si parla del 12-13, quindi quasi un secolo fa. Poi dopo la Cieli, che era quella che aveva fatto le centrali, l'ha assorbito e l'ha preso come capo degli impianti qui, eccetera, e siamo rimasti in valle. Ma praticamente io mi sento romagnolo è un po' milanese, ma più che altro romagnolo. Quindi si sente romagnolo e torna ogni tanto in Romagna? Senz'altro, ogni tanto andiamo, adesso oramai causa l'età non vado più tanto sovente, ma fino a poco tempo fa, fino a 2 o 3 anni fa, andavo tutti gli anni prima di Pasqua a prendere il vino. Perché c'è il vino buono? Poi è da mio cugino, quindi... Più buono di quello più buono ancora. Più buono di quello piemontese anche? No, il vino piemontese è buono, però tutti quei miei amici che hanno bevuto da me il vino di laggiù, dopo hanno incominciato a bere quello e non hanno più preso il vino piemontese. È più amabile, non so, non dolce, ma si beve meglio. Non è tanto corposo. Non... E Quadro Nero che cosa? E Quadro Nero... E io Quadro Nero sono venuto perché c'avevo mia sorella sposata, e dopo perché io sono stato prigioniero anche in Germania, e allora poi dopo la guerra il geometra Belliardi, che era capo, era diventato presidente della provincia e che mi aveva conosciuto per i lavori eccetera, mi ha chiamato per fare uno studio assieme. Poi dopo lo studio assieme si è risolto in un bluff, perché lui era un pelandrone nato. E allora mi sono messo da solo, ho fatto il libero professionista, per un po' di tempo ho fatto anche il direttore dell'ufficio tecnico di Dronero, e poi ho fatto il professionista, poi mi sono stufato di tutto, non del lavoro, il lavoro mi piaceva, ma delle pastoie burocratiche mi hanno stufato, allora ho smesso, ma io ho 87 anni, non 2. E si è sposato con una... Sposato con una di Dronero. E ha avuto dei figli anche? 2, una figlia e un figlio. La figlia è a Torino e il figlio invece è qui. Il figlio è funzionario di banca e mia figlia ha fatto un po' scuola, poi aveva 2 bambine, ha preso la minima e è stata a casa. E mio genero invece è diventato un funzionario di alto grado della Stipel, poi tutti i passaggi della Stipel, eccetera, e adesso in pensione. E adesso ci diceva prima, lei ha 87 anni. Io ho 87 anni. E che cosa fa durante la giornata? D'estate, traffico in giardino, curo il giardino, curo le cose, faccio sempre. Fino all'anno scorso andavo a giocare al tennis. Poi adesso quest'anno ho smesso perché ho paura, difatti sono anche presidente onorario del tennis, sono giudice arbitro.